Le frequenze di campionamento più alte suonano meglio? Questo è il primo di una serie di video in cui analizziamo se facciano la differenza e se valga veramente la pena usarle. Esistono 6 frequenze di campionamento standard. Quando ne scegliamo una, dobbiamo sempre trovare il giusto compromesso tra vantaggi e svantaggi. È importante sottolineare che mentre gli svantaggi sono certi e oggettivi, come ad esempio la creazione di file audio più pesanti, un maggiore carico sulla CPU e il fatto che non tutti i dispositivi supportano frequenze di campionamento elevate, i vantaggi sono invece dibattuti. Quelli su cui andiamo a indagare in questi video sono una migliore descrizione dei segnali, una riduzione dell'aliasing, migliori risultati con il time stretching e metering più preciso. Per quanto sia vero che frequenze di campionamento elevate permettano di arrivare a frequenze più acute, in questo video cerchiamo di capire se diano maggiore qualità ai segnali. Senza entrare in spiegazioni tecniche, come invece facciamo nel nostro corso di fonia e tecnico del suono, sappiamo già che una frequenza di campionamento a 44.100 è più che sufficiente per catturare tutte le frequenze udibili e che le frequenze di campionamento maggiori permettono effettivamente di catturare anche onde oltre i 20 kHz. Queste frequenze sono però inutili in fase di registrazione e riproduzione, perché non solo l'udito umano, ma anche i microfoni e gli speaker che usiamo si fermano attorno ai 20 kHz. Visto che le frequenze oltre 20 kHz non offrono un vantaggio, proviamo a verificare se queste frequenze di campionamento elevate descrivono meglio i segnali nello spettro udibile. Considerando come funziona l'audio digitale, ci aspettiamo maggiori differenze sulle frequenze acute. Creiamo quindi 2 sinusoidi a 18 kHz, una a 44.100 e una a 192.000. Le importiamo entrambe in una sessione a 192.000, convertendo automaticamente il file che prima era a 44.100. È utile ricordare che nonostante la conversione a 192 del file a 44.100, la quantità di informazioni rimane la stessa, non viene aumentata. Quindi il file ha la stessa qualità di prima, nonostante pesi più del quadruplo. Verifichiamo che le due sinusoidi siano allineate e facciamo un null test invertendo di fase una delle due. Notiamo che i due segnali si annullano. Significa che la sinusoide campionata a 44.100 Hz e quella campionata a 192 kHz sono uguali. La frequenza di campionamento più alta non ha quindi aggiunto alcuna informazione in più. Già questo dovrebbe bastare a dimostrare come una frequenza di campionamento più alta non descriva meglio le frequenze acute nell'udibile. La sinusoide è però un caso limite e offre una visione semplificata della questione. Nella realtà non abbiamo a che fare con sinusoidi pure, ma con segnali complessi, come ad esempio un mix musicale in una sessione multitraccia. Per poter fare lo stesso test di prima con una sessione reale, dovremmo fare in modo che l'unica variabile sia la frequenza di campionamento. In teoria sarebbe quindi necessario poter registrare nello stesso momento e con la stessa identica strumentazione le due sessioni alle due diverse frequenze di campionamento. In pratica non si può fare. Già sappiamo quindi che in una situazione reale due sessioni non possono annullarsi con il null test, come non si annullerebbero due diverse sessioni a 44.100 Hz o ancora due sessioni a 192 kHz. Invece del null test facciamo quindi un altro test per capire se ci siano differenze udibili tra le due frequenze di campionamento. Per ridurre al minimo le variabili creiamo una sessione a 192 kHz e registriamo tutti gli strumenti. Una volta fatto questo, posizioniamo uno speaker in sala di ripresa con davanti un microfono. Con un primo computer e un primo convertitore DA inviamo i segnali della sessione sorgente allo speaker. Con un secondo computer e un secondo convertitore AD registriamo nuovamente uno strumento alla volta, prima in una sessione a 192 kHz e poi in una a 44.100 Hz. In questo modo la sorgente, il microfono, il preamplificatore e il convertitore AD utilizzati sono sempre gli stessi. L'unica variabile di rilievo è la frequenza di campionamento. Come abbiamo già detto, sono comunque presenti delle differenze che rendono inutile un null test e sulle quali non possiamo intervenire, come jitter, temperatura dell'ambiente, lievi spostamenti del microfono. Questo è infatti il null test tra il risultato della sessione a 192 kHz e quella a 44.100 Hz. Come ci aspettavamo, non si annullano. Per dimostrare l'effetto di queste variabili, abbiamo però fatto anche una seconda registrazione a 44.100 Hz. Possiamo vedere come non si annullino neanche queste, nonostante abbiano la stessa frequenza di campionamento.
Quindi, non potendoci affidare al null test, facciamo una prova d'ascolto per controllare se ci siano differenze udibili. Per il risultato abbiamo bisogno del vostro aiuto. Purtroppo YouTube non permette di riprodurre un file a 192 kHz e non possiamo quindi farvi ascoltare i risultati in questo video. Inoltre la maggior parte dei convertitori DA dei computer, cellulari e tablet si ferma a 96 kHz. Nella descrizione in basso trovate perciò due link. Il primo per un blind test online, dove ascolterete alternativamente un file a 44.100 Hz e uno a 96.000 Hz. Il secondo per scaricare dei file a 44.100 e 192.000, da ascoltare usando un convertitore compatibile e casse o cuffie adeguate. In entrambi i casi dovete indicare i file con frequenza di campionamento più alta. Per rendere più interessanti i risultati, vi invitiamo a diffondere i test condividendo il video. Quando avremo ottenuto una buona quantità di risposte, pubblicheremo i risultati. Continuate a seguirci per gli altri video di questa serie.